Ma hey Cooge, ben ritornati dal vostro Android 91 su Yokai Watch 3. So che state aspettando le missioni con i leggendari, ed infatti a breve le faremo, ma non oggi. Oggi, a dire il vero, non ero sicuro di voler fare la missione che stiamo per andare a fare, ovviamente la seconda missione di Enma. Però ho detto perché no. A dire il vero, oggi volevo fare, o meglio, finire la prima missione dei Blaster Steel e poi dopo fare questa di Enma. Però facciamo prima questa di Enma, mi è più congeniale in questa maniera. Così la concludiamo. Ehi Andrea, grazie per avermi aiutato l'altro giorno. È stato un onore. Sì. Che sollievo sapere che si è risolto tutto per il meglio. In realtà ti sbagli. Come? Abbiamo catturato i colpevoli, ma ho ancora bisogno del vostro aiuto. L'Enma Note deve essere distrutto per riportare indietro gli yokai cancellati. Ok, questa è una cosa molto particolare, perché nella prima storia di Death Note si potevano riportare in vita le persone non morte da troppo tempo cancellando il nome con una gomma speciale. Questa cosa è stata poi scartata comunque sia nella versione finale di Death Note, proprio per evitare appunto stupidaggini, la morte doveva essere definitiva ed è meglio così. Quindi, catturati i colpevoli di Gelo Coda, Noctocchio e Prezzocchio, dobbiamo trovare il modo di salvare gli yokai scomparsi. Accettiamo questa missione. Sì. Certo, ti aiuteremo. E come intende distruggere l'Enma Note? Forza. C'è un modo. Dovrò usare la spada sacra del clan Enma, la lama di Enma. Che cosa ha di speciale? È una spada che purifica l'aura malvagia. In effetti, una spada che purifica l'aura malvagia da uno che si chiama Enma. Enma è il re degli inferi. Insomma, è un po' un contrasenso. La stessa aura che avvolge l'Enma Note. Non appena il quaderno sarà distrutto, riporteremo tra noi gli yokai cancellati. Lui è convinto. È fantastico, affrettiamoci a sbarazzarci di quel quaderno. Temo che non sia così semplice. Purtroppo la lama è bloccata da un sigillo. Oh, come lo rimuoviamo? Dobbiamo evocare la divinità che risiede nella spada e superare la sua prova. Ma ormai nessuno sa più come evocare la divinità. Insomma, in poche parole non possiamo distruggere l'Enma Note. La prima cosa dovremmo studiare il meccanismo di evocazione. Va bene, ma come? Meccanismo di cosa? Ovvio che so di che si tratta. Una divinità non è uno yokai come gli altri? Cosa di speciale? Ah, un'idea! Andiamo al quartier generale Yoppol e chiediamo a Steve Jobs. Un'idea con la I maiuscola. Un'idea che io stesso stavo per proporre. Ottimo, eccellente. Quindi Steve Jobs potrebbe sapere qualcosa sull'Enma Note e sulla spada che serve per distruggerlo. Ok. Certo, tanto è un videogioco, non deve avere senso, no? Eccoci qui. Su cosa sta riflettendo piuttosto? Cosa guarda? Ah, vabbè. Non ha importanza. Ma guarda chi si vede. Enma è il grande in persona. Se Sua Altezza è qui, deve essere successo qualcosa di grave. Ok. Ci serve il tuo cervellone. Devi aiutarci a rompere il sigillo della lama di Enma. Oh, la spada sacra del clan Enma. Ho solo sentito voci sul suo conto. Le leggende dicono che la spada è abitata da una divinità. Noi vogliamo evocarla, ma non sappiamo come fare. Evocare una divinità da una spada. Beh, siete nel posto giusto. Forza! Puoi farlo? Certamente. Certo, lasciate fare a me. Va bene. Signor Andrea, Sua Altezza, scusate l'attesa. Ma questo era il novellino. Avete già finito di analizzare la lama di Enma? Certo, abbiamo incontrato dei problemi, ma ora è stata totalmente analizzata. Fantastico! Come mi aspettavo. E? Sì, per evocare uno yokai di potere pari a quello di Enma, abbiamo bisogno dell'aiuto del signor Andrea. Che, io? Che significa, gne? Abbiamo scoperto che la funzionalità con il tisogno dello yokai watch sogno genera gli stessi effetti della tecnologia di sblocco ormai perduta. Quindi, se il signor Andrea usasse il connettisogno, potrebbe evocare uno yokai divinamente potente. Sì. Lo yokai watch modello sogno.
È davvero portentoso. Sapevo che il tuo aiuto sarebbe stato prezioso. In questo caso... Aspettate, per favore. So che quando qualcuno evoca una divinità c'è una prova ad aspettarlo. Se dovessimo evocarne una qui, il laboratorio andrebbe distrutto. Ho ottenuto il permesso dal presidente di farvi utilizzare la stanza della lotta. È proprio necessario? Beh, non possiamo distruggere tutto. Andiamo alla stanza della lotta. Ora vi chiedo chi sia questa divinità. Sono davvero curioso. Cura divinità. Oh, forse è Mallantico? Eh no, però lui è stato distrutto, è stato cancellato. Hanno il successore appunto è Mel Grande, quindi... Chi potrebbe essere? Scopriamolo. Userò lo Yokai Watch per rompere il sigillo nella lama di Erma. Sono pronto quando vuoi. E tu? Beh, sì. Forza! Perfetto! Rompiamo il sigillo nella lama di Emma. Preparati all'evocazione! Ora potete rompere il sigillo. Ok. Andiamo! Lama di Emma, connetti sogno! È lui per l'appunto. Chi osa chiamarmi? Quindi questa è una divinità? Nonno, pensavo che... No, sconfiggere un precedente re. È questa la prova della lama di Erma. Tu che possiedi il sangue degli Erma, hai potere di questa spada che cerchi? Se è così, dimostra di essere degno di questo potere. Molto volentieri. Puoi batterlo? Se non ci riesco... Il destino di tutti coloro che sono stati cancellati sarà segnato. Come attuale Emma il Grande, non posso permetterlo. Andiamo. Ci siamo, Andrea. Ok. Questo è lo spirito giusto. Anch'io non mi tirerò indietro. Ora affrontami! Wow, con molto piacere. Trovato. Andiamo. Oh mio Dio però, ragazzi. Ma perché non ho mai blaster carico? Mi spiegate perché sono così sfigato? Oh, wow, fermati! È veloce a caricare l'Energimax, eh? Signor Antico! Wow! Oh no! Questa in Giappone sarà più bella! Davvero un peccato! Ferma, che sto facendo? Fermati! Non è troppo forte. Non si sposta, meglio così. Ok, i danni li stiamo facendo, ma non abbastanza. Voglio dire, controllando va giù, però tanto ce ne vuole, eh. Aspetta un po'. Ah, non posso reclutarlo. Beh, però penso che si possa in una qualche maniera alla fine. A meno che non appare solo come boss, perché... Quello cos'era? Lo ha distrutto proprio. Cosa era successo in quel momento? Ok, troppi danni con un singolo attacco. Bello però è Mallantico, ce l'ho su Punipuni. Non l'ho mai giocato a dire il vero, però mi sembra che abbia un'abilità interessante, se non ricordo male. Vabbè. Ok, a posto è andato. Oh yes, il blaster qui mi sa che è molto potenziato rispetto a Sushi e Tempura. Lo trovo molto potente, lo trovo. 42.000 punti. Ok, punti e soldi uguali erano. Eccellente, tu sei degno di brandire questa spada. Certo che lo sono. Abbiamo battuto una divinità. Ce l'hai fatta, Andrea, ha riconosciuto il tuo potere.
Perfetto. Questo cercavo io come oggetto equipaggiabile per lui. Bene. Ora possiamo usare il potere della lama di Enma. Possiamo finalmente distruggere il quaderno e riportare indietro tutte le sue vittime. Sì, il quaderno è... Eh? Che succede, Nia? È stata una curiosità che ho notato nella prima pagina del quaderno. Di che si tratta? C'è un nome umano qui. Questo quaderno funziona solo con gli yokai, giusto? Come? Che hai detto? Cos'è che c'è scritto? Lucio Ferro. Chi sarebbe? Andrea, conosci qualcuno con questo nome? No, non conosco nessuno. Neanche io l'ho mai sentito nominare. Beh, se è stato cancellato con l'Enma Note è improbabile che ve lo ricordiate. È vero. Una volta distrutto l'Enma Note diventerà tutto più chiaro. Va bene. Ora, Enma Note, disfai tutto! Come? Dove mi trovo? Dove? Sono già stato qui, con nonno. Credo che sia lo Yokai World collegato a Valdoro Nuova. Adesso qui c'è il padiglione, ma perché sono qui? Andiamo! Immagino di non avere altra scelta se non proseguire. Ok, chiuso, mi sono rincoglionito e ho detto che Nathan non si ricorda Lucio, però... Quando fate il quality check, Dome salta all'occhio, no? Oh, ma devo sfidarlo? Emma è grande. Termaiana era la terma di Valdoro quando si è ritrovato qui. In qualsiasi direzione gli vada non riesce a uscire. Che sta succedendo? Oh, vuole solo tornare nella vasca. Calma, ci tornerai a breve. Con o senza il mio aiuto? Più che altro con, perché sennò non si va avanti. No, ma qui non c'è davvero nulla. Io controllo perché non si sa mai. Ma non penso comunque sia, dai. Ok, questa è vera nera. Ma è grande! Impossibile! Non mi dica che lo yokai col quaderno ha colpito anche lei! Un furfante attaccato ai miei seguaci al laghetto dei pesci gatto. Pensavo di poterli vendicare, ma la situazione è cambiata. Il colpevole ha scritto qualcosa su quel suo quaderno e tutto è diventato nero. Spero che i miei seguaci stiano bene. Non ti preoccupare, salverò anche loro. Perché io sono Emma il Grande. Brandisco la spada degli Enma! E nulla può fermare la mia furia distruttrice. Ora c'è un... Mister Sabbio? Oh, Tri! Però perché è così piccola? Emma è grande, cosa ci fa qui? Quando il quaderno nero è comparso alla scuola elementare, ha detto che gli yokai criminali sarebbero dovuti sparire. Ed eccomi qui. E per aggiungere la beffa al danno, ora il mio corpo è microscopico. Probabilmente è spagnolo. I miei genitori malvagio sono ormai un ricordo. Sono pentito. Non sono più un criminale. Devo andarmene da questo posto e tornare alle mie dimensioni! Ce la farai, te lo prometto. No, non ce la farà mai, non è vero. Non potevo dirglielo in faccia, dai. Ok, ci sarà un nemico qui ad aspettarmi? Sarebbe normale. Mio zio, va, Lucio. Lo zio di Emma. Ehi, tu sei l'attuale Emma il Grande, vero? Tu sei... È la prima volta che ti incontro, eppure non sembra, vero? Ho capito. Sì. Dalle tue vene scorre il sangue della stirpe di Enma. È così. Volevi diventare Enma il Grande? No, a me basta sapere che esiste un mondo in cui umani e yokai convivono in armonia. Sono d'accordo con te. Oh. Come? Allora è qui che si trovava l'Enma Note. Sei venuto a cercarlo, non è vero? Sì, lo distruggerò e ti farò uscire da qui. Grazie.
una volta che sarai tornato. Sì. Una volta che sarai tornato. Bene. Wow, che luce accecante. Ora è tutto finito, vero? Sì, ho distrutto l'Elma Notta. Adesso dovrebbero essere tutti in grado di tornare indietro. Anche se gli yokai dell'inferno infinito torneranno dritti da dove sono venuti. Urrà! Però non mi sento molto bene, mi giro un po' la testa. Sì, è come se stessi per ricordarmi qualcosa ma non ci riuscissi. Non ti preoccupare, il ricordo tornerà. Aspetta, adesso il quaderno non può più essere usato. Non è un problema per te? Non mi serve un oggetto del genere. Piuttosto che eliminare chi mi causa problemi, preferisco affrontarlo di persona. Eliminare yokai è sbagliato, a prescindere dalle opinioni personali. Posso essere M grande anche senza l'Enma Note? Sì, puoi farcela! Davvero? Oh. E questo dovrebbero concludersi le missioni di Emma? Credo. Poi sì, ci saranno quelle del continente Perdu con Emma Umbra, Emma Elio, tutti quanti gli altri Emma, però quello è un altro discorso, credo. Però per sicurezza uno un'occhiatina la va a dare, no? Oh, c'è anche la storia della famiglia Emma. Oh! I predecessori anche. Questa la ascolterò per conto mio. Poi dopo vediamo se è importante. Ci farò un video. Magari sblocca altre cose. Non lo so. Poi vedremo. Vedremo insieme poi del caso. Bene, Kuj. Questo video termina qui. E direi che. Dunque, domani è venerdì. Conto di iniziare il continente Perdu. In quel video finire appunto lo scontro con Master Ceffo, vedere che succede e andare un po' avanti. Poi comunque sia, domani vediamo che succede. Io come sempre però vi ringrazio intanto per aver seguito questo episodio e vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.